Guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questa nuovissima recensione. Ebbene ragazzi, quest'oggi voglio assolutamente parlarvi di un prodotto che è esclusiva Netflix, che è stato tra l'altro pubblicato direi veramente da pochissimo, perché il primo episodio è stato pubblicato appunto il 28 dicembre 2023, quindi un prodotto veramente freschissimo sulla piattaforma, prodotto di cui io sinceramente ragazzi non sapevo niente, cioè che ho scoperto così completamente per caso, adesso ve lo dico. E di che cosa starò mai parlando ragazzi se non appunto de La Concierge Pokémon, o anche Pokémon Concierge in inglese ovviamente. È una produzione comunque tutta giapponese, la serie, anzi perlomeno forse è meglio definirla miniserie, è stata prodotta dalla Dwarf Animation Studios ed è un qualcosa ragazzi che secondo me va assolutamente visto e apprezzato se si è amanti ovviamente dei piccoli mostriciattoli, dei nostri amatissimi Pokémon. Come ho scoperto ragazzi questa miniserie? Quindi prima di entrare nel dettaglio, come ho scoperto questa miniserie? Giusto ieri sera, quindi ragazzi veramente una visione molto fresca, infatti io non vedevo l'ora comunque di parlarvene. Ieri sera appunto eravamo a casa, io e Rodrigo stavamo guardando la TV dopo aver guardato un film, come era ancora abbastanza presto, ma ci siamo detti guardiamo ancora qualcos'altro, ma sì dai, perché no, perché no? Allora Rodrigo ragazzi, per puro istinto diciamo così, si è messo a cercare qualcosa riguardo i Pokémon, sempre su Netflix questo ovviamente, perché ovviamente ragazzi noi comunque siamo appassionati di Pokémon, soprattutto nell'ultimo periodo ragazzi siamo particolarmente appassionati ai Pokémon, cerchiamo sempre un po' di tutto, insomma io comunque ragazzi gioco a Pokémon veramente da una vita, quindi io credo che chiunque sia più o meno della nostra generazione in un modo o nell'altro sia appassionato ai Pokémon, quindi lui per puro istinto, come vi stavo dicendo, ha cercato la parola Pokémon su Netflix e quindi fra le varie cose appunto ragazzi, fra le varie anteprime ci stava questa piccola anteprima che diceva La Concierge Pokémon. Io per pura curiosità appunto ho aperto e abbiamo guardato il trailer, perché noi solitamente prima di guardare qualsiasi cosa ragazzi guardiamo sempre il trailer. E che vedevo di ragazzi? Che cosa vedevo di? Cioè, io già dal trailer avevo capito che si trattava di qualcosa di meraviglioso e solitamente le mie sensazioni non si sbagliano, e infatti questa volta non si sono sbagliate ragazzi, perché dopo aver guardato il trailer ovviamente ci siamo guardati e ho detto guardiamolo, cioè lo dobbiamo guardare, anche perché tra l'altro come vi dicevo ragazzi è una miniserie. Purtroppo ci sono soltanto 4 episodi attualmente su Netflix, perché io dopo averla guardato ovviamente ragazzi mi sono andata a informare su Google, ho detto saranno in produzione nuovi episodi, perché proprio su Netflix ragazzi c'è scritto produzione in corso di nuovi episodi, quindi ho detto oddio quando me li pubblicano, e quindi sono in produzione attualmente nuovi episodi. Secondo me hanno voluto fare prima un piccolo esperimento, vedere quanto il pubblico potesse apprezzare questo tipo di serie, per poi appunto magari decidere se farne di nuove oppure no. E secondo me ragazzi ovviamente io immagino che l'apprezzamento generale sia stato tipo immenso, perché se guardi questa miniserie non puoi non apprezzarla ragazzi. Adesso ne parliamo, quindi sono soltanto 4 episodi ragazzi, ve lo mangiate come un pacchetto di cracker, perché gli episodi hanno una durata media di una ventina di minuti massimo, quindi sono veramente molto corti perlomeno per le cose cui siamo abituati ragazzi oggi per quanto riguarda le serie, perché ci guardiamo sempre episodi che durano tipo un'eternità, 40-50 minuti, invece no, gli episodi sono molto brevi, ma secondo me oddio, forse questo è l'unico difetto oserei dire l'unico difetto di questa miniserie, perché vorrei che gli episodi durassero di più, per quanto so belli, per quanto mi sono piaciuti ragazzi avrei voluto che durasse sinceramente di più, però è un piccolo dettaglio, insomma secondo me non è neanche poi così sbagliato che durino così poco gli episodi, perché non voleva essere evidentemente ragazzi una cosa troppo pesante, anzi cioè è comunque, ti trasmette proprio anche la durata dell'episodio, ti trasmette quella leggerezza, quella spensieratezza che in effetti la miniserie ti vuole sicuramente trasmettere, e quindi già questo ragazzi volge a suo favore, perché solitamente quando poi uno vede oddio quanti episodi sono, oddio quanto durano, magari già uno
in partenza parte un pochettino più scoraggiata di oddio durano troppo, non ce la faccio. No, invece questo, ragazzi, vedi, per ora sono 4 episodi, durano veramente poco, quindi già per questo, a prescindere, ragazzi, se vi piacciono i Pokémon, ancor prima di dirvi tutto il resto vi dico guardatela, questo è poco ma sicuro, anche magari per chi non è tanto amante dei Pokémon, anche se effettivamente è indirizzato principalmente agli amanti dei Pokémon, questo è poco ma sicuro. E quindi, ragazzi, di che cosa stiamo parlando? Insomma, di cosa tratta effettivamente questa miniserie? La concierge Pokémon, già il titolo, insomma, della miniserie fa riferimento alla protagonista della miniserie stessa, che sarebbe Haru, una ragazza comunque molto giovane, anche se mi sembra che comunque la sua età non ci venga specificata, però è molto giovane, anche se forse probabilmente più ragazzi verso i 30 che verso i 20, però questo è un dettaglio che effettivamente non ci interessa. E questa ragazza, dopo aver subito varie sfighe, chiamiamole così, adesso io non entrerò nel dettaglio, ragazzi, perché ovviamente non voglio farvi spoiler, quindi state tranquilli perché questa recensione non conterrà spoiler, dopo aver quindi subito varie sfighe, che poi insomma voi scoprirete quali sono, decide di, tra virgolette, cambiare vita, no? Tra molte virgolette, e quindi ci ritroveremo insieme a lei, ragazzi, su quest'isola che è stata adibita a Resort Pokémon, ok? Quindi sarebbe a dire un luogo, possiamo definirlo magari di vacanza per i Pokémon e eventualmente anche per i loro proprietari, quindi un luogo dove non solo i Pokémon possono andare in vacanza, quindi comunque rilassarsi, divertirsi, ma vale lo stesso anche per i loro proprietari se eventualmente vogliono passare una vacanza assieme ai loro Pokémon. Quindi già quest'idea, ragazzi, è meravigliosa secondo me, anche perché poi quando ti fanno vedere l'isola già da fuori dici mamma santa, cioè questo sicuramente sarà un paradiso. E quindi praticamente, ragazzi, Haru va su quest'isola, in questo Pokémon Resort, per lavorarci, quindi è stata assunta appunto come Pokémon Concierge, quindi un'addetta comunque del resort che deve cercare di mettere a loro agio gli ospiti e comunque di far passare loro sicuramente dei bei momenti, una bella vacanza. Principalmente, ragazzi, il compito di Haru è questo, poi ovviamente si ritroverà ad affrontare varie peripezie, varie problematiche, anche se io il termine problematiche lo metterei fra virgolette, ok? Perché, ragazzi? Perché questa serie, io penso, ragazzi, poterla definire una delle serie, una delle cose più belle che siano mai state dedicate ai Pokémon, che siano mai state dedicate al mondo Pokémon. Anche se effettivamente qui, ragazzi, del mondo Pokémon non vediamo tantissimo, perché non è che la nostra protagonista va in giro per il mondo, quindi vediamo i vari Pokémon nel loro habitat, eccetera. No, nel mondo Pokémon vediamo poco e niente, vediamo ovviamente i Pokémon, anche se non tantissimi Pokémon, perlomeno per adesso. Però il modo in cui è stato impostato il tutto, ragazzi, secondo me è davvero vincente. Perché? Perché comunque la miniserie, secondo me, ragazzi, è nata proprio con l'intento di rilassare lo spettatore, diciamo così, che è una cosa che un pochettino appunto si discosta solitamente da quelli che sono stati i giochi, da quelli che sono stati i film e le altre serie animate, no? Quindi la prima cosa che ti viene in mente, ragazzi, quando guardi questa serie è: oddio, che pace! Cioè, a me mi ha trasmesso, ragazzi, una pace olimpica. Già questa è una cosa bellissima, perché ad esempio, ragazzi, ieri per me non è stata proprio una grandissima giornata, no? Quindi avevo l'umore un pochettino a terra, diciamo così. Ragazzi, io ho guardato questa serie, sta miniserie a me mi ha rimesso al mondo. Cioè, quando ho finito di guardarla c'ho il sorriso in faccia, per quanto mi ha trasmesso, quindi, non solo simpatia, perché ovviamente stiamo parlando dei Pokémon e quindi quando guardi Pokémon, ragazzi, dici cioè wow, no? Però proprio un senso di tranquillità, di serenità, di spensieratezza, che proprio, cioè, è una cosa incredibile, ragazzi, veramente. Cioè, il modo in cui hanno impostato il tutto riesce a trasmetterti proprio quel senso di pace che chi va a questo Pokémon Resort vive, perché è veramente, ragazzi, come se fosse una sorta di piccolo paradiso, no? Come quando si va in vacanza alle Hawaii, che ne so, alle Bahamas, alle Fiji, tutte queste isole paradisiache, e uno dice mamma mia, un paradiso, c'è una pace. È la stessa identica cosa, ragazzi, solo che ci stanno i Pokémon, quindi
valore doppiamente aggiunto. E quindi per il resto, ragazzi, non entrerò nei dettagli della trama, perché ovviamente, vi ripeto, non voglio fare spoiler. Si conosceranno comunque altri personaggi umani che sono presenti appunto sull'isola per quanto riguarda lo staff del Pokémon Resort, personaggi che non sono stati effettivamente molto sviscerati. Alcuni questo lo vedono come un difetto, ma a me sinceramente, ragazzi, vedo di la verità, non mi interessa moltissimo, perché comunque come ce li hanno, come ci vengono presentati e come comunque li hanno caratterizzati, anche se non tanto profondamente, a me è andata benissimo comunque. Quindi personaggi che impari un po' a conoscere e ad apprezzare, ovviamente. E poi, ragazzi, che ve lo dico a fa, ci stanno i Pokémon, quindi già quello, cioè, del tipo wow. Non ce ne sono moltissimi, come vi dicevo, però quei pochi che ci sono, ragazzi, sono stati fatti, secondo me, strabene, veramente strabene, sia nelle forme, quindi, cioè, sono veramente perfetti, ragazzi, cioè, che ve lo dico a fa, però voglio dire, no? È uno studio giapponese, cioè, non potevano non farli bene loro, no? Voglio dire, che so di casa, ecco, quindi sia nelle forme, ragazzi, che anche nelle dimensioni, devo dire, di aver notato che hanno sicuramente anche rispettato quelle che dovrebbero effettivamente essere le reali dimensioni dei vari Pokémon. Quindi anche questa attenzione a questo dettaglio io l'ho apprezzato veramente tantissimo, ragazzi. E poi, ragazzi, questa miniserie è stata fatta in stop motion. Quello della stop motion, ragazzi, è una tecnica che io personalmente adoro moltissimo. Perché? Perché immagino quanto cavolo di lavoro ci sia dietro. Abbiamo conosciuto tanti altri film, ragazzi, molto famosi, che sono stati ovviamente girati in stop motion, che io sempre apprezzo, già a prescindere proprio per questo, ragazzi, perché tutti sappiamo che significa, no? La tecnica dello stop motion, e ci sta un lavoro dietro che è una cosa immensa, quindi già questo. Ma il modo, ragazzi, in cui è stato creato, cioè, adesso parliamo proprio tecnicamente parlando, questa miniserie è stupenda anche da questo punto di vista, anche tecnicamente parlando è meravigliosa. Quindi il modo in cui è stato girato, il fatto che abbiano usato la stop motion, i modelli, ragazzi, sono bellissimi, che ve lo dico a fare, non solo ovviamente dei personaggi umani, anche i modelli dei Pokémon, come vi dicevo un attimo fa, ma il modo in cui sono stati anche fatti muovere, ragazzi, denota proprio una attenzione maniacale che secondo me soltanto un team giapponese può avere. Cioè, anche il modo in cui hanno fatto muovere i vari Pokémon, ragazzi, cioè, del tipo, non posso dire nient'altro, sono stati fatti muovere in maniera, penso, esatta e tale quale a come si muovono, si dovrebbero muovere, no, i Pokémon effettivamente. E quindi anche attraverso le loro movenze ti danno proprio l'idea di che tipo di Pokémon stiamo parlando. Quindi, cioè, ragazzi, qua siamo a un altro livello, veramente. E poi, come vi dicevo, a livello proprio tecnico, anche per quanto riguarda il resto, ragazzi, questa miniserie è qualcosa di meraviglioso. Quindi non solo per quanto riguarda come hanno creato anche tutti gli scenari, tutto quanto, cioè, è secondo me una miniserie che va anche riguardata se si vuole anche fare caso a tutti quanti piccoli e minuscoli dettagli che hanno inserito anche, per esempio, magari negli sfondi, in secondo piano. Cioè, tante, ragazzi, quelle cose minuziose che sicuramente ti fanno apprezzare ancora di più tutto il lavoro che ci hanno fatto, che ci hanno dedicato, ragazzi. Visivamente è bellissimo, tra l'altro, così colorato, però mai in maniera esagerata. È fatto tutto in maniera esattamente come dovrebbe essere, secondo me. Visivamente è stupendo, ragazzi. I colori sono bellissimi. I Pokémon sono stati fatti meravigliosamente. Tutti i dettagli che ci hanno messo, tutti gli effetti, anche magari, che cavolo ne so, del vento o dell'acqua o di qualsiasi piccola cosa, ragazzi, secondo me è stata fatta veramente troppo, troppo bene. Parliamo anche a livello musicale, cioè, tutto quanto in questa serie, ragazzi, ti trasmette quel senso di tranquillità, di pace, di spensieratezza che sicuramente troveresti se andassi su un'isola dove c'è un Pokémon Resort, dove ti devi rilassare principalmente. Quindi, cioè, è troppo preciso, troppo perfetta, ragazzi, troppo, veramente. E a parte che comunque, poi per quanto riguarda il resto, quindi è una serie per bambini, è una serie per adulti, secondo me è una serie per tutti, ragazzi. Perché? Perché magari ci possono essere certi momenti in cui la serie potrebbe essere indirizzata più che altro magari a un pubblico di piccoli, forse magari per il modo in cui
a volte i personaggi si esprimono eccetera, ma non è una serie esclusivamente per bambini, lo è sicuramente anche per gli adulti, proprio per i temi anche affrontati, ragazzi, che sicuramente dai più piccoli non vengono capiti, ma è una serie anche per adulti, proprio perché tra l'altro ogni episodio che è a sé, nonostante comunque il filo conduttore ci sia sempre, ragazzi, ma ogni episodio ha una piccola storia a sé da seguire, ogni episodio appunto cerca di insegnarti qualcosa o ti spinge a riflettere su determinati argomenti, il che secondo me è un ulteriore valore aggiunto, ragazzi, perché comunque sì, ti fanno vivere il mondo idilliaco in cui gli umani stanno con i Pokémon, che sono comunque creature anche molto dolci, perché ragazzi in questa serie sono capaci di farti trovare tenero anche un Graveler, per dirvi, perché comunque i Pokémon, alcuni Pokémon magari li vedi con certi occhi, ma in fondo effettivamente possono essere dolci anche i Pokémon, non lo so, più grossi, più duri, eccetera, quindi sono riusciti anche in quell'intento. Quindi non solo ti fanno vivere quell'idea meravigliosa di un mondo dove stai coi Pokémon, ma cercano anche di farti riflettere su cose importanti attraverso la tenerezza e la semplicità magari di certe situazioni che si creano con i Pokémon. Quindi, cioè ragazzi, più di quello che vedevo di... Tra l'altro a me gli episodi mi sono piaciuti tutti, non vi so dire ho preferito uno più dell'altro, perché mi sono piaciuti veramente tutti e l'ho apprezzata da morire, ragazzi, veramente da morire. Tra l'altro l'ultimo episodio, sulla fine, lacrime su lacrime, per dirvi quanto comunque, nonostante voglia trasmettere semplicità, alla fine trasmette anche davvero, ragazzi, profondità emotiva, e questo per me è un valore ulteriormente aggiunto. Quindi che altro c'era da dire, ragazzi? Niente, che questa è una serie veramente meravigliosa, io non vedo l'ora che pubblichino altri episodi, io l'ho apprezzata da morire e quindi non posso che invitarvi, ragazzi, a guardarla, anche perché in un'oretta ve la siete già divorata e sicuramente potrete convenire con me sul fatto che è un qualcosa di assolutamente meraviglioso. Ovviamente, ragazzi, fatemi sapere qua sotto nei commenti se l'avete già guardata, se non l'avete guardata, se siete curiosi di guardarla, magari dopo averla guardata venite qua sotto nei commenti, ragazzi, e mi dite che cosa ne avete pensato. Questa recensione termina qui, grazie a tutti, un bacione, un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao!